Bene, in zona di Torosidis, inserimento da parte di D'Urso, ancora Torosidis, accompagna l'azione, bella la manovra della Roma con il primo gol di Sala che di piatto fa 1-0, tutto molto bello, tutto sviluppato sulla corsia di destra. Sulla destra D'Urso, Torosidis e Sala che poi ha concluso con il piatto sinistro e ha battuto il portiere all'angolino basso, 1-0 per la Roma, una buona trama sulla fascia destra. Qui rivediamo il piatto da parte di Mohamed Sala, lo scorso anno il principale marcatore in casa giallorossa con 14 gol, cato di filtrare poi Dzeko, difende il pallone Strootman, la mette e arriva il gol da parte di Sala, doppietta per lui, Roma chiaramente sul velluto che tutti i giorni vediamo durante gli allenamenti. Sì, esatto, diciamo che qui il Pinzolo ha fatto un po' di confusione su questa azione. Continuità l'olandese che adesso calcia a sinistro, c'è un grandissimo intervento, arriva Edin Dzeko per il 3-0, ma c'era stata la gran botta da parte di Kevin Strootman. Dzeko l'ha depositato in porta. Il gol di Dzeko, ma abbiamo rivisto la conclusione di Kevin Strootman, 3-0 per la Roma. Rivediamo anche lo sviluppo dell'azione, si ritaglia questo spazio centrale, poi scarica il sinistro, ma è stato, devo dire, anche molto bravo, sì, il portiere Cereghini. Sì, ha deviato il pallone, Strootman la mette, molto bene, la mette dentro, Dzeko il colpo di testa, Sala, ancora in Dzeko e poi arriva la conclusione sul gol di Duzzo, tutti i giorni il gol del 4-0. Sì, esatto, diciamo tutto semplice per la Roma, insomma questa è una prestazione giusta qui, D'Urso dopo un tentativo di colpo esterni sono fondamentali, no? Soprattutto quando c'è una partita così offensiva, così d'attacco. Sono attenzione ancora a Dzeko all'interno dell'area di rigore e fa 5-0, qui un po' distratta devo dire, al di là insomma delle qualità tecniche, un po' distratta con questa palla morbida da parte di Strootman per Dzeko, è dimenticato, vedi come può controllare, girarsi e tranquillamente depositare in gol. Poi iniziativa da parte di Perotti, buona girata per Mario Rui, tra qualche istante andremo a bordo campo, il cross per Dzeko che fa 6-0. Matteo, ti do la linea proprio sul terzo gol di Edin Dzeko. Sì, bellissima, ha chiesto la linea perché dovessi vedere insomma quanto si è arrabbiato Perotti quando prima non è riuscito a saltare l'avversario, no? Ha fatto il suo solito movimento, poi l'ha sterzata da sinistra verso il destro e l'avversario lo ha fermato, si è arrabbiato. Sono due con Paredes, si va a vedere centrale Perotti, poi Edin Dzeko si stacca dai blocchi difensivi, arriva Torosidis, la finta per Sala, ancora Torosidis che può andare a calciare, Torosidis, 7-0 per la Roma, tutto Alessio scorre in maniera molto molto